Shobet Comics, giunti a metà dicembre dell'anno 2018, posso dire che ho trovato alla fine il fumetto che cercavo, ho trovato un po' la mia sorpresa, il mio outsider, che partendo da aspettative assolutamente pari a zero, perché non sapevo di cosa parlasse questo fumetto, mi ha sorpreso in maniera eccezionalmente positiva, e lo considero una non solo delle sorprese del 2018 nell'ambito del fumetto italiano, ma anche una delle opere più sorprendenti e più valide, più riuscite, che secondo me diventerà la testa di ponte, se vogliamo, di una carriera importante che porterà Ilaria Palleschi, se si gioca bene le sue carte, a diventare una delle narratrici più di successo nell'ambito appunto del fumetto italiano. Sto parlando di Nina, che è di Saggio, opera prima, credo, di Ilaria, sicuramente la prima fatta con Bao. Ilaria è un'artista interessantissima, l'avevo già notata via social, quindi l'ho mandato la mia richiestina e mi ero sbruciato tutti i suoi disegni. Non pensavo però che fosse anche una cantastoria, una storytelling così brava, così posata, così centrata, così capace di trovare sempre la giusta soluzione per far risaltare al meglio quello che ha da dire, quello che ha da raccontare. Nina che di Saggio è un libro divertentissimo, specie nella sua prima parte, si ride tanto, è un libro giovane, un libro frizzante, un libro che è molto sincero perché ti dà ciò che ti promette. Nella sua ambizione contenuta, in realtà nasconde delle potenzialità enormi che sono tutte molto ben sfruttate. La storia vede per protagonista questa Nina, che è, diciamo, l'alter ego, se vogliamo, questa è una mia supposizione, ma credo di aver ragione in questo senso, è un po' l'alter ego a fumetti della stessa autrice, che è giovane, che sta cercando di affermarsi, che ha delle difficoltà come tanti giovani, come in primis come me, anche se non sono ormai più così giovane, come dimostra la mia stempiatura, e quindi diventa un po' è l'alter ego. Lei attraverso Nina racconta di sé ed viene fuori un personaggio fra la fiction e la realtà bellissimo, a cui è impossibile non affezionarsi, è impossibile non voler bene, perché è un'imbranata, è fuori posto, è fuori moda, non si riconosce negli standard dei giovani di oggi, e ha bisogno un po' di svoltare la sua vita perché non ha un lavoro, non ha un ragazzo, non ha niente in mano, ci sono le pressioni dei genitori, delle amiche che hanno magari più successo, che sono più fighe, e tutte queste cose qui. Quindi che succede? Una sera la povera Nina, che peraltro ha un passato anche forte, è un passato anche drammatico, che piano piano ci sarà svelato, quindi si ride tanto in questo libro, ma si riflette anche e ci si immedesima, ed è bellissimo quando ci si immedesima. E una sera per caso si imbatte in una vecchina che in realtà si scopre essere una specie di strega che fa un sortilegio per aiutare nelle migliori intenzioni la povera Nina a trovare un po' più di sollievo, un po' più di successo nella sua vita. Le crea un'altra versione di sé. Quindi Nina si sveglia e si trova a dormire accanto a se stessa, a una Nina apparentemente tale e quale a lei, che in realtà è la versione più spavalda, più indipendente di sé, e che nasce sulla carta per aiutarla ad affermarsi. In realtà poi si vedrà che non è tutto oro ciò che luccica, perché questa versione è spregiudicata, senza giudizio, senza paura. Ecco, poi arriviamo al tema della paura, che a me è carissimo, da gran fan di Lanterna Verde, che è vivere senza paura, cioè non aver paura di niente, essere così spregiudicati, ci porta a fare scelte incaute che poi dobbiamo pagare care. E quindi la povera Nina originale si troverà a scontare tutte le scelte bizzarre e assurde e illogiche che la Nina 2.0 farà, e dovrà risolvere questa situazione, se no si troverà in un pasticcio dopo l'altro. E quindi
dovrà imparare a superare le proprie paure, che è poi il mantra dietro tutta la mitologia di Lanterna Verde. Ed è bellissimo. È bellissimo come lo fa, come risolve la situazione, anche il finale. C'è un sacco di gag, veramente tutte riuscite. Non ho mai notato un'esagerazione, un'esasperazione dei toni, qualcosa fuori posto, che molti autori grossi anche fanno, eh. Quindi non è così assurdo, non è così insolito trovare a volte un'esagerazione. In questo caso non l'ho trovato. Poi il libro è pieno di citazioni dei fumetti, citazioni del cinema, veramente oculate, poste al momento giusto, nel posto giusto, utilizzate con parsimonia e intelligenza. E oltre al fatto che poi quando c'è un momento in cui la Nina fantastica di trovarsi protagonista di alcune storie, alcuni fumetti mentre disegna, perché lei, non l'ho detto, è un'illustratrice, quindi la sua vita presenta tutte le difficoltà dei giovani illustratori, che non sono poche. E c'è un momento in cui viaggia per diversi mondi, per diversi fumetti, per diversi titoli, con diversi stili, Calvin Hobbes, Dylan Dog e così via. Questo viaggio, che dura un paio di pagine, è bellissimo. È un momento bellissimo perché dimostra come poi la Palleschi sia in grado di padroneggiare qualsiasi stile di disegno. In questo caso, arriviamo al disegno, diciamo la storia è fondamentalmente rappresentata dal punto di vista artistico. Guardate, raccogliete questa citazione, lascio a voi il compito di farlo, se siete fan dei Fab Four l'accoglierete. È uno stile cartunesco, uno stile morbido, arrotondato, assolutamente non realistico, che però risulta molto gradevole, molto fluido nelle pose dei personaggi, nelle prospettive, nelle inquadrature. C'è anche una certa consapevolezza registica che rende l'autrice più matura di quello che potessi aspettarmi. In sostanza è veramente un libro figo, un libro che quando faremo le nostre classifiche, i nostri consigli di Natale, consiglierò caldamente, perché è bello, è veramente bello, divertente. Nella seconda parte, diciamo, il secondo atto della storia, quello in cui si deve risolvere tutto questo ambaradan, la storia diventa un pochino più seria, meno divertente, forse sotto certi aspetti, e quindi meno di impatto rispetto a un primo atto che è fenomenale, però è tutto funzionale a chiudere la storia. Anche l'epilogo del racconto fa ridere, cioè si inizia ridendo e si chiude ridendo. E cosa c'è di più bello di divertirsi nel leggere un fumetto? Secondo me niente. Nina, che disagio. Ciao Bad Comics.